Ciao ragazzi, ben ritornati in questo nuovo video a grande richiesta, oggi spignato per voi, quindi realizziamo cosmetici in casa, però quelli buoni, quelli fatti bene. Infatti nello scorso video vi ho fatto il video reaction alle porcherie di 5 Minute Crafts, che sono davvero oscene, raccapriccianti. Eventualmente vi consiglio di andare a vedere lo scorso video perché ne vedrete delle belle, e anzi no, in serbo un altro, ora lo sto cominciando ad accumulare materiale. Quindi oggi facciamo un cosmetico in casa fatto bene, che funziona davvero. Se non potete farlo, vi darò qualche dritta per qualche rimedio che potete utilizzare in casa, ma non questa ricetta, perché è una cosa che va negli occhi, deve essere fatta molto bene. Ci tengo tanto, che fino a quando si tratta magari di un impacco, di uno scrub, potete anche farlo un po' più superficialmente, ma queste ricette vanno fatte bene. Quindi questa è proprio per spignattatori, anche se non è difficile, per me è proprio una cretinata. Si tratta di un siero, un gel più che altro, anche se c'è un pochino pure di olio, che contiene tanti attivi mirati per le ciglia. Io qualche settimana fa ho fatto proprio una cretinata, cioè era una cosa bella, infatti sicuramente molti di voi l'hanno notato, e l'ho detto anche nel vlog sulla mia routine dei capelli, che avevo applicato i ciuffetti di ciglia finte qua, cioè inizialmente erano solo qua, poi ho detto no vabbè, però il resto dell'occhio mi sembra vuoto, l'ho messo in tutto l'occhio, e praticamente ogni giorno appena mi si staccava uno, perché non erano le station, erano proprio i ciuffetti normali, e mi cadeva, io lo pulivo, lo rimettevo. Ho fatto tipo questa cosa per 10 giorni, e credo che la colla a contatto con proprio la rima della palpebra, perché sostanzialmente si attacca lì il ciglio, abbia evitato che crescessero nuove ciglia, quindi quelle che normalmente cadevano, perché ogni giorno perdiamo ciglia, quelle che staccandosi con la colla qualcuna sarebbe venuta via così, e sono rimasta con 4 peli. Ho fatto, oh mio Dio, che cos'è, ho gli occhi senza peli, cioè ho rimasto proprio malissimo, mi sentivo orribile, e quindi ho pensato, ho tante materie prime, perché non fare qualcosa che stimoli la crescita delle ciglia? È passata circa una settimana da quando ho fatto questo spignatto, e ora l'ho rifatto per voi, però prima l'ho provato, e vi devo dire che in una settimana circa già le mie ciglia non sono proprio come ce l'ho di solito, perché ce l'ho ancora più folte, però già vanno benissimo, si sono strariprese, e per non parlare di quelle inferiori dove non avevo applicato ciuffetti, quindi sembra che sono una scimmia di sotto. Io ve l'ho fatto, l'ho messo proprio per farvelo vedere, il mascara sotto, poi ve lo mostrerò, ma io di solito non emetto mai, perché ho le ciglia inferiori che sono praticamente identiche a quelle superiori, e ho questa sensazione di avere gli occhi pelosi. È una cosa stranissima, quindi di solito evito, però ho le ciglia di mio molto folte, quindi sentirmi in questa situazione per me è stato davvero raccapricciante. Però so che molte di voi non hanno le ciglia folte, e questo aiuta tanto a rinforzarle, perché all'interno di questo gel, oltre ad esserci sostanze proprio idratanti per la palpebra, che quindi aiutano a nutrire anche la zona dove sostanzialmente risiede il bulbo filifero, contiene arginina, che come sapete è un ottimo ingrediente per tutti i peli, quindi barba, ciglia, capelli, e quindi questo gel lo potete usare anche sulle sopracciglia. E poi contiene anche gli estratti tricogeni, che sono quelli che ho utilizzato nella lozione anticaduta che vi ho fatto qualche mese fa, che sono ottimi, ne basta anche solo uno, e li ho utilizzati entrambi. Tutto quello che ho utilizzato lo trovate sul sito di Flower Tales, e già l'avevo utilizzato, quindi comunque magari molti di voi ce l'hanno in casa. E poi c'è anche la fitocheratina, che invece proprio aiuta a dare un po' di spessore, quindi è proprio per avere le ciglia più folte e leggermente anche più lunghe, ma non è un effetto immediato. Lo vedete dopo circa 10 giorni, ma a voglia, se vi basta, ve ne faccio fare 25 grammi, quindi ce ne fate 2 di questi. Ma se non avete questo contenitore, potete anche utilizzare un contenitore normale, prendete il vecchio scovolino di un mascara, lo pulite e utilizzate con quello, insomma non è un problema. Però logicamente vi serve il conservante e soprattutto le cartine per la misurazione del pH, ed eventualmente quello che serve per regolare il pH. Per chi è nuovo di questo canale, non ha visto molti miei video, se volete fare una ricetta del genere, io vi consiglio di dare un'occhiata ai miei vecchi video, c'è proprio la playlist make up fatto in casa, cosmetici fatti in casa, e vedete che
In tutte le preparazioni in cui c'è dell'acqua all'interno ci va il conservante e bisogna anche controllare il pH ed è molto molto importante perché se non lo fate il vostro prodotto comincerà a proliferare di batteri e può essere davvero molto rischioso, oltre al fatto che se non misurate e non regolate il pH potete avere anche dei danni alla mucosa dell'occhio, quindi dovete stare davvero molto attenti. Il pH della zona degli occhi e del contorno occhi è un pH alto, un pH più basico, quindi ci aggiriamo attorno al 7,5 perché in parte può andare a finire anche dentro l'occhio e se vedete la soluzione salina super giù ha un pH di 7,75, quindi ce la spariamo nell'occhio e non brucia, mentre se è troppo acido invece può davvero danneggiare l'occhio, quindi state molto molto attenti. Ho deciso di utilizzare questi ingredienti insieme sia perché sono mirati sia perché comunque vi viene più facile andare a regolare e misurare il pH oppure proprio no, cioè a me ad esempio è venuto uscito perfetto perché metto sia l'arginina ha un pH molto molto basico, circa 10-11 che è praticamente il massimo, cioè la cartina mi è uscita proprio blu elettrico la volta scorsa, ma siccome inserisco invece anche gli estratti tricogeni che invece sono acidi, proprio acidissimi, hanno una base tipo di 2-3, allora un pochettino si vanno a compensare e quindi insieme creano questo pH di circa 7,5, ma voi dovete assolutamente controllarlo perché se vi è scappata la mano con l'arginina o vi è scappata la mano con gli estratti tricogeni o gliene avete messi troppo pochi e il pH è troppo alto o troppo basso potete avere davvero dei danni. Vi ricordo che il pH si misura con le cartine tornasole che trovate in vendita anche su AliExpress, le trovate in tutti i siti per la chimica, magari anche in qualche farmacia, eventualmente sicuramente da Aromazon le trovate, è semplicissimo, vi durano, sono di carta quindi non hanno scadenza e poi per regolarlo vi serve acido lattico o soluzione di soda caustica che trovate sempre in vendita anche da Flower Tales. Quindi io non posso logicamente dirvi tutto in questa introduzione sia perché già sta venendo lunghissima sia perché comunque dovete guardare tanti video prima di fare una cosa del genere. Se non vi sentite in grado di fare una cosa del genere ascoltate quanto ho da dirvi su dei consigli per fare qualcosa per le ciglia, però ovviamente non sarà questo prodotto, ma soprattutto andate a guardare i video vecchi, studiatevi un po' di cose anche per i fatti vostri e poi magari comprate le materie prime e ci provate, perché comunque poi è una bella soddisfazione farsi tutto a casa e molti di voi hanno fatto le mie ricette, mi fate i complimenti, mi scrivete in privato, per me è davvero una grandissima soddisfazione, ne sono felicissima e mi dispiace di non poter spignattare di più con voi perché ultimamente come sapete tra il lavoro non mi viene molto semplice, quindi preferisco fare le recensioni perché anche io ho bisogno di acquistare le cose, quindi basta, chiudiamo qua, basta con le chiacchiere, io vi lascio subito alla ricetta e al procedimento. Ecco, questa è la lista degli ingredienti, se non li avete tutti guardate nel box informazioni per eventuali sostituzioni ed omissioni, ma logicamente quelli più strani sono quelli fondamentali, come mai, chissà perché è sempre così. Il primo ingrediente che vado a pesare è l'arginina, che è un anti-age caratterizzato dal fatto che è un vaso di dilatatore, quindi aumenta il flusso del sangue anche verso il bulbo pilifero e ne aumenta la resistenza, quindi è davvero molto molto importante ed è una sostanza molto basica in soluzione. Poi per andarla a sciogliere, mi raccomando tutto a freddo perché l'arginina è termolabile, vado a pesare il gel di aloe vera, che è anche ottimo perché comunque è molto leggero, tende un po' la palpebra e tende anche un po' le ciglia perché ha questo leggero effetto, diciamo, di indurente non appena si asciuga, quindi mescolo per bene. E vedete che l'arginina si scioglie proprio subito e vi svelo anche un segreto: l'arginina viene utilizzata, certo è molto caro e carissimo, anche come regolatore di pH, quindi se volete alzare il pH nella vostra soluzione non avete o non volete usare la soda caustica potete utilizzare anche l'arginina. Poi aggiungo anche un po' di soluzione di acido ialuronico, questa è quella che abbiamo fatto insieme in casa, eventualmente andatevela a vedere, questa è quella ai due pesi molecolari, che non serve ad altro che a idratare la pelle in profondità, quindi a rendere, diciamo, più idratata la sede del bulbo pilifero e sia anche a nutrire, diciamo, idratare il ciglio, perché come sapete l'ho utilizzata anche sui capelli l'acido ialuronico, mi è piaciuto un sacco.
e poi vado ad aggiungere l'estratto tricogeno. Io ne ho due tipologie, una in soluzione alcolica e l'altra invece con un solvente, e sono uguali, cioè sostanzialmente dovete scegliere quello che vi piace di più. E praticamente gli estratti tricogeni sono davvero degli ottimi ingredienti che evitano la caduta del capello, perché proprio sono fitoormoni che contrastano la caduta del capello, quindi penso che questo sia in generale l'ingrediente che non potete assolutamente non avere. E infatti l'ho usato anche nella lozione anticaduta, perché sono proprio dei fitoormoni molto potenti, anche se logicamente naturali, e quindi io li ho messi entrambi, ma eventualmente per questa ricetta vi consiglio di utilizzare quelli in butilen glicole, che è un solvente, e ora vi dirò perché. Poi aggiungo la fitocheratina, che non sono altro che le proteine del grano idrolizzate, che come sapete rinforzano tanto il capello, quindi anche il ciglio, quindi danno un po' di volume e nel tempo evitano che si assottigli, lo rendono anche più resistente, e questa sarà quella che darà un colore molto caratteristico al nostro gel. Questo non è fondamentale, se volete lo potete anche omettere, però diciamo costa molto poco, se dovete fare un ordine con proprio perché va bene anche per i capelli, anche per la pelle. E poi utilizzo anche l'olio lito di aloe vera, che è ottimo perché se ad esempio avete la zona delle ciglia, diciamo dove mettete l'eyeliner, anche un po' infiammata, va comunque a disinfiammare quella zona. E anche se non c'è un emulsionante, siccome di olio ne stiamo mettendo molto molto poco, il solvente presente nell'estratto tricogeno, quello dissolto nel butilen glicole, e leggermente vedrete che con il tempo andrà un pochino ad emulsionarlo quest'olio, quindi starà un po' fermo anche se poi col tempo si separa. E adesso, come vedete, ancora diciamo è su, vedete questi piccoli puntini che non sono altro che particelle di olio di aloe vera che non si è disperso, ma già dopo un po', come vedete, si è emulsionato. E poi aggiungo il conservante, questo è il Fenex, ma va bene anche il Cosguard, l'Eco Bioguard. Mescolate per bene, come vedete ha cambiato colore, è un po' più chiaro, che vuol dire che l'olio si è emulsionato. Chi conosce le emulsioni sa che quando tutto sbianca vuol dire che l'olio si è emulsionato insieme all'acqua. Poi dovete misurare il pH, questo è un passaggio fondamentale, non lo potete omettere. Io sono stata molto fortunata, avevo fatto tutto un discorso mentale sul mescolare cose con pH alto e basso, infatti mi è venuto super giù come pensavo, però logicamente devo avere la prova ed eventualmente devo poterlo andare a regolare, o con un po' di acido lattico se deve essere un po' più basso, oppure andarlo ad alzare con un po' di soda caustica o anche un'altra goccina di arginina. E poi confeziono il tutto, queste confezioni le trovate anche su Flower Tales, ma anche su AliExpress, da Amazon, insomma decidete voi dove comprarle. Vi sconsiglio di pulire uno scovolino di mascara o un contenitore perché è troppo complicato, eventualmente utilizzate anche una giarrina e vi pulite solo lo scovolino, ma pulire l'interno del mascara è davvero difficile. Quindi con questa quantità, che sono 25 grammi, ne potete riempire due di contenitori di mascara, questi ne hanno circa 12 ml ciascuno. Quindi questo è quanto e adesso andiamolo ad applicare insieme. Ed ecco qua pronto il siero, è davvero un ottimo siero con una percentuale di attivi che insomma sapete voi quanto ce n'è. Quindi quello che dovete fare è semplicemente applicarlo il più possibile, cioè cercate proprio di metterne tanto sulle ciglia, anche su quelle inferiori e se volete anche sulle sopracciglia. Io non ho problemi di crescita di sopracciglia, anzi ne ho troppi, nel senso che me ne crescono troppe, quindi non glielo vado a mettere, e vi consiglio di farlo due volte al giorno, quindi la mattina prima di truccarvi lo lasciate assorbire prima del mascara e la sera quando vi siete struccate, per rinforzare le ciglia durante la notte. Ecco così, bene bene. Abbondate, non abbiate paura, non siate timide. Adesso anche dall'altra parte.
andate anche a toccare proprio l'attaccatura delle ciglia, così in quella zona, proprio nella base dove c'è il bulbo pilifero, arrivano i principi attivi. Ovviamente state attenti, chiudete l'occhio, non graffiatevi. Se vi può venire meglio, in caso, se non avete un contenitore tipo questo con lo scovolino da riciclare, o mi rendo conto che pulire un mascara è molto complicato e resteranno comunque dei residui, potete anche optare per metterlo in un semplice contenitore normale, anche col contagocce, e con un vecchio scovolino pulito, anche con un cotton fioc, glielo poggiate di sopra, quindi non sarà per niente difficile trovare il modo di applicarlo. Però in questo modo, insomma, pettinate le ciglia e la fitocheratina le va proprio a rinforzare all'istante, anche se, vi ripeto, questa non è una base volumizzante o allungante, quella già ve l'ho fatta, un tantino più complessa, funziona. Questa funziona di più con il tempo, con l'applicazione. Aspettate che si asciughi e applicate il mascara. Io sto utilizzando, come sapete, per adesso quello della linea Formula Pura di Deborah, con cui mi sto trovando benissimo, quindi aspetto e lo applico. Vi posso assicurare che già in una settimana io ho visto grossi cambiamenti, perché sono degli attivi proprio mirati per fare ricrescere velocemente il pelo che è caduto, e le mie ciglia fortunatamente si sono riprese benissimo. Lo metterò anche nelle ciglia inferiori, così vedete la lunghezza delle mie ciglia. Io di mio ce l'ho molto lunghe, qua l'effetto è stato amplificato perché logicamente non avevo ciglia finte nella parte inferiore. Per chi ha saltato l'introduzione del video, io praticamente qualche settimana fa ho applicato per una settimana i ciuffetti di ciglia finte, quando me li sono tolti ero praticamente rimasta senza ciglia, quindi ho detto devo subito correre ai ripari con uno spignatto mirato. Vedete che le mie ciglia inferiori sono praticamente lunghe quanto quelle superiori, sono davvero esagerate, ed è questo il motivo per cui io quasi mai metto il mascara nelle ciglia inferiori, perché è davvero esageratissimo sulle mie ciglia. Poi sembro Twiggy, la modella quella anni 60 che le disegnavano le ciglia pure nella parte inferiore. Cioè, mi fa impressione perché sembra che ho gli occhi pelosi, quindi è una cosa un po' brutta da dire, ma non mi è mai piaciuto troppo. Ed ecco fatto, io di solito mi fermo qui con il mascara, già va benissimo, come vedete questo occhio sembra completamente senza ciglia, mentre queste sono super lunghe. Poi tra l'altro questo mascara mi piace tanto, però se volete, insomma, potete andare avanti anche con il mascara. Io adesso completo anche l'altro occhio e quindi vi faccio vedere il risultato finale. Ed ecco fatto, questo è il risultato finale. Ovviamente, come vi spiego, questa non è una base di quelle che vi fanno avere le ciglia più lunghe o più voluminose subito, ma nel tempo. Io non ho una foto di quando, diciamo, avevo il mascara qualche settimana fa, ma vi posso assicurare che avevo 4 peli per le mie standard, per le mie ciglia, per come sono fatte di solito. Quindi questo è quanto, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se lo fate, fatemelo sapere, quindi commentate, e vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!